La guerra a distanza tra Canale 5 e il Rai 1 nelle domeniche pomeriggio è cosa lontana. In questa ultima stagione c'è stato ben poco da dire sui pomeriggi piatti di Rai 1, e tanto da dire su quelli in compagnia di Domenica Live. Ma proprio nelle ultime puntate potrebbe arrivare la battaglia a distanza che tutti aspettano. Un po' come accadeva quando Manuela Villa parlava di suo padre a Canale 5, e la moglie di Villa le rispondeva su Rai 1. Questa volta i protagonisti potrebbero essere Luigi Favoloso, che immaginiamo sarà ospite di Domenica Live, e Selvaggia Lucarelli, che dovrebbe essere protagonista di Domenica In. Mentre Favoloso dovrebbe sbarcare a Domenica Live in quanto squalificato dal GF e regalare nuovi ascolti da record ai programmi di Barbara D'Urso, la Lucarelli dovrebbe essere su Rai 1 in quanto giudice di Ballando con le Stelle dopo la finale. Ma la Lucarelli è anche colei che avrebbe ricevuto le offese da Luigi Favoloso, a lei era dedicata la scritta sessista sulla maglietta. Ed è colei che ha chiesto le scuse a Mediaset, ma che, come ha ribadito anche oggi, non ha neppure ricevuto una telefonata. Queste le parole di Selvaggia Lucarelli su FB, poche ore fa. Selvaggia Lucarelli, vs Luigi Favoloso. Guerra a distanza alla domenica pomeriggio. Immaginiamo che Selvaggia potrebbe fare qualche riferimento a questa vicenda, approfittando della diretta, e di Cristina Parodi. E chissà, se magari Favoloso dovesse parlare o dire qualcosa prima di lei, allora avrebbe modo di rispondere. Vedremo. Una cosa è certa, questa vicenda potrebbe far bene agli ascolti di entrambi i canali. Stampa.